much, Professor Feeney, for your very illuminating new dimensions to the subject matter. Now we shift our focus to a little later chronological period, the post-World War II era, and the theme is the divided left, and after fascism, what? What next? Our speaker will be Professor Domenico Settembrini, who will discuss the important and controversial subject that I've just described. He teaches at the University of Pisa. He is the author of several books. Among them are the following, La Chiesa nella Politica Italiana, 1944 fino al 63, and Fascismo contro Rivoluzione Imperfetta, published in 1978. And quite recently, he has published his Storia delle Idee Antiborghese in Italia, 1860 fino al 1989, stampata dalla Terza in 1991. It gives me great pleasure to present to Professor Settembrini. Dopo il fascismo, che cosa? La risposta dei fatti è nota. L'egemonia democristiana sul governo, quella del Partito Comunista sull'opposizione, con conseguente sovietizzazione di larga parte della classe operaia e dei ceti intellettuali. Fenomeni che si sono alimentati a vicenda per decenni, rendendo impossibile il ricambio della maggioranza. Di qui la democrazia bloccata con tutti i mali, partitocrazia, lottizzazione della società civile, corruzione, eccetera, che trovano indiscutibilmente nella mancanza di ricambio politico il terreno propizio per assumere dimensioni ed aspetti che altrimenti non assumerebbero. Il tema della mia relazione mi sembra dunque quello di analizzare se nel bagaglio culturale e politico con cui la sinistra, e più in particolare il Partito Socialista Italiano, si trovarono ad emergere dal ventennio, vi fossero gli elementi per indirizzare diversamente il corso della politica italiana. Ed in caso affermativo, per quali errori di tattica o per quale insuperabile avversità di fortuna, questa alternativa sia rimasta nel limbo delle cose che potevano essere e non sono state. Naturalmente è possibile anche una risposta diversa, che è la mia, che non vi fosse assolutamente nulla in questo bagaglio che potesse consentire una soluzione migliore di quella che è emersa, la quale resta quindi la migliore con tutti i suoi lati negativi. A ritenere che tale alternativa, invece, contrariamente alla mia opinione, la sinistra possedesse il progetto, che di tale alternativa la sinistra possedesse il progetto, che avrebbe lasciato cadere solamente a causa dell'ignavia dei suoi leader, è stato tra i primi Leo Valiani. Basta tuttavia leggere la formulazione che egli ne dà per capire che si trattava di un'alternativa del tutto irreale. Scriveva Valiani, aperte virgolette, dopo l'insurrezione si poteva costruire un nuovo Stato, nel quale De Gasperi sarebbe stato probabilmente all'opposizione. I socialisti e i comunisti, che pure ne sarebbero stati i maggiori dirigenti, non ci credevano. Si poteva anche restaurare il vecchio Stato prefascista a patto di rinnovare la classe politica. De Gasperi ci credeva. Oggi nessuno, neppure Valiani, è da credere, anzi mi risulta che neanche Valiani, può illudersi che qualora il disegno de Gasperiano di innestare la rinascita della democrazia sulla tradizione parlamentare liberale prefascista fosse stato sconfitto nel nuovo Stato che sarebbe sorto sulle rovine di quella tradizione, ci sarebbe stato a lungo un'opposizione degna del nome. È accaduto per la verità che dopo la stesura di questa relazione sia uscito il libro, recentissimo, di Giorgio Galli, Mezzo secolo di democrazia cristiana, in cui l'autore riprende con valide il giudizio di Valiani, da me sopra riferito. Partendo dalla constatazione, a mio avviso corretta, che, aperte virgolette, non rientrava nei progetti di Stalin determinare un focolaio di lotta armata in Europa, chiuse virgolette, quale si sarebbe acceso con ogni probabilità nel caso di un tentativo del PC di prendere il potere con la forza in Italia, Galli arriva alla conclusione che, aperte virgolette, sarebbe stato perciò possibile ipotizzare per l'Italia una sistemazione interna
e una collocazione internazionale diverse da quelle che poi prevalsero e che segnarono una netta egemonia delle forze più conservatrici e una sostanziale marginazione di quelle di sinistra, chiuso virgolette. Se le cose sono andate come sono andate, lo studioso ne attribuisce la responsabilità, da un lato, alla eccessiva moderazione di Togliatti nell'applicare nei confronti della DC la linea di prudenza voluta da Stalin, e dall'altro alla decisione di De Gasperi di appoggiarsi agli Stati Uniti quali garanti di una ricostruzione del vecchio Stato da usare come presidio delle forze conservatrici. Galli, anzi, non solo fa suo il vecchio giudizio di Valiani, ma lo generalizza nella portata e nel tempo. Virgolette, da Togliatti a Nenni, da Berlinguer a Craxi, la sinistra non si è mai sentita all'altezza di contendere alla DC la direzione del paese, all'altezza di realizzare il modello occidentale di democrazia rappresentativa. Chiuse virgolette. Passi l'ipotesi che la sinistra marxista, non potendo per cause di forza maggiore realizzare la democrazia organica, totale, la democrazia dei suoi sogni, si sarebbe rassegnata a far da supporto a tempo indeterminato ad una democrazia di tipo occidentale, anche se è legittimo chiedersi se e quanto questa rassegnazione avrebbe retto una volta che l'Italia si fosse trovata in una collocazione internazionale diversa da quella che poi prevalse, vale a dire fuori della NATO. Resta tuttavia difficile capire come si possa, dopo la caduta del comunismo, pensare che in Italia le sinistre sarebbero riuscite a compiere il miracolo di far convivere una reale democrazia rappresentativa con una linea di politica economica radicalmente anticapitalista. O dovremmo pensare che nel nuovo Stato creato e diretto dalle sinistre si sarebbe avuta non una maggiore, ma una minore estensione della mano pubblica sull'economia rispetto a quella già grande realizzata dalla DC, quella che fa dire che oggi l'Italia è lo Stato più simile a quelli, diciamo, quelli che sono caduti nell'est, dove c'è una nomenclatura, una mano pubblica estremamente estesa. D'altra parte, il disegno di De Gasperi aveva anche il merito di andare incontro all'orientamento dell'opposizione dell'interno, dove, come ha osservato lo storico liberale Alberto Acquarone, aperto virgolette, a mantenere sempre desta una certa coscienza antifascista, invece dell'antifascismo militante, vuoi marxista, vuoi di giustizia e libertà, aveva semmai più largamente e incisivamente contribuito un altro elemento politico, un'altra forza ideologica e morale, la tradizione parlamentare e liberale dell'Italia prefascista, chiuse virgolette. E della stessa natura, sempre secondo Acquarone, proteso cioè verso il passato piuttosto che verso il futuro, fu anche larga parte di quell'antifascismo di massa prodotto dalla guerra e dalla sconfitta, se non altro perché di, aperte virgolette, quel futuro l'antifascismo militante puntava a produrre un coerente e credibile programma politico, chiuse virgolette. Si tratta in realtà, nel caso di Acquarone, di un tipico understatement. L'antifascismo militante, vale a dire di sinistra, diviso e quindi incerto su altre cose, su un punto tuttavia aveva un programma unanime e inflessibile, che occorresse distruggere dalle radici quell'Italia prefascista che si richiamava invece l'antifascismo spontaneo dell'interno. Ci troviamo qui, come scrive Pietro Scoppola, in presenza di un paradosso consistente, aperte virgolette, nel fatto che l'idea della rivoluzione e l'elemento comune di un filone della cultura democratica prefascista, della cultura fascista e poi di gran parte della cultura antifascista. Chiudo virgolette. Paradosso, perché ne segue che l'antifascismo, almeno l'antifascismo militante di sinistra, si è nutrito degli stessi umori volontaristici, idealistici, della stessa volontà di palingenesi religiosa, e quindi in sostanza della stessa avversione all'unica forma di democrazia possibile, quella liberale e rappresentativa, avversione prevalente non in un filone isolato, bensì in larghissima parte della cultura dell'età giudiziana, dalle tendenze nazionaliste a quelle che si potrebbero definire genericamente democratiche e di sinistra. Nel giudizio dei suoi oppositori più intransigenti, il fascismo aveva vinto perché aveva tradito quella comune avversione originaria verso l'Italietta,
deviando a difesa dell'ordine costituito una parte delle stesse forze rivoluzionarie, proprio quando il grosso di queste forze, messosi alla scuola della rivoluzione d'ottobre, nel congresso del 19 si vota all'unanimità la divisione al Comintern, si era venuto a trovare nelle condizioni migliori per serrare l'attacco decisivo al sistema. Di qui, nella cultura dell'antifascismo militante, si era poi sbrigativamente passati ad identificare il fascismo col capitalismo, anzi a farne una creatura del sistema, una sorta di guardia bianca. Anche se a livello di elaborazione più meditata non erano mancate visioni meno rosse del fenomeno, vive peraltro di incidenza sia sulla comune opinio dei militanti, sia sull'orientamento strategico della sinistra. In materia è noto come nelle lezioni di Mosca Togliatti avanzi la definizione del fascismo quale regime reazionario di massa. Si tratta di un vero e proprio ossimoro, in quanto la reazione nasce storicamente come tentativo di bloccare e invertire la marcia delle cose apertasi con la rivoluzione francese verso l'ingresso delle masse nella storia. Quindi reazionario di massa è come dire bianco-nero, sposato il scapolo. Ma più penetrante nel cogliere la tendenza, o quantomeno la velleità del fascismo, ad andare oltre il compromesso è Pietro Nenni, il quale sull'Almanacco Socialista del 1932 scrive, virgolette, è certo che il fascismo ha sul problema delle libertà democratiche e civili qualche punto di contatto con lo Stato bolscevico, e che è portato verso forme di economia diretta e controllata che possono aprire nuove possibilità all'azione delle masse. Onde è impossibile prevedere il giorno in cui il fascismo sarà impotente, onde non è impossibile prevedere il giorno in cui il fascismo sarà impotente a dominare le forze che suo medesimo avrà messo in moto e in cui la rivoluzione potrebbe assumere come compito il definitivo smantellamento dell'economia individualista borghese. E sull'avanti del 9 gennaio 32 Nenni va anche oltre, aperte virgolette, il fascismo è un movimento a fondo popolare e demagogico. Ha delle masse, deve dare soddisfazione a queste masse. Esso ha distrutto la vecchia classe politica per far posto ai suoi e non desidererebbe niente di meglio che distruggere la vecchia classe dirigente economica per far posto alle sue creature. Di qui la convinzione che al fascismo caduto si trattasse per la sinistra di riprendere il cammino interrotto dalla reazione degli squadristi nel primo dopoguerra, portando a completa attuazione quella rivoluzione radicale, totalitaria, tra virgolette, che definisce Nenni nel 1926, di cui il fascismo era stato insieme l'affossatore e l'erede, o quantomeno l'ibernatore. Si trattava insomma di estirpare le radici del fascismo regime, del fascismo compromesso, realizzando quel programma anticapitalista che è proprio della sinistra marxista, anche la sinistra fascista, il fascismo movimento, aveva fatto suo, senza riuscire peraltro a farlo valere perché ingabbiata dal fascismo regime. Su questo punto, della radicale negazione del passato prefascista, considerato la causa necessaria e sufficiente del fascismo regime, l'accordo nelle file dell'antifascismo militante va ben oltre le forze marxiste. Basti per tutti il caso di Carlo Rosselli, secondo il quale, aperte virgolette, solo attraverso una profonda rivoluzione il fascismo può essere abbattuto, perché solamente con una rivoluzione radicale si possono eliminare le cause economiche, morali e politiche che dopo il risorgimento mancato e il golittismo corruttore presero il fascismo facilmente vittorioso in Italia. Chiuso virgolette. Ecco perché nel programma del Partito d'Azione dell'aprile 1943, redatto da Ragghianti con la consulenza di La Malfa, Ugo, si chiede, virgolette, la nazionalizzazione di tutti i grandi complessi finanziari, assicurativi, industriali, al fine di recidere alle radici ogni potenza reazionaria del grande capitale, chiuse virgolette, punto. Dove è evidente sì la volontà di differenziarsi dal marxismo, vale a dire di mantenere in vita accanto di un'economia statizzata, comprendente tutte le grandi imprese, un'economia di mercato riservata alle piccole e medie imprese.
ma dove è altrettanto evidente che la proibizione a tutte le piccole e medie imprese di aspirare a diventare grandi e in altri venti del proprio, prefigura un sistema che nella sostanza nulla ha a che fare con quelli che si sono detti di economia mista, affiancanti cioè l'intervento statale all'iniziativa privata. Ingabbiata nel divieto di ingrandirsi, l'impresa privata sarebbe stata infatti fatalmente destinata a perdere slancio, se non addirittura a deperire, fino ad uscire spontaneamente di scena. Del resto, la Malfa continuerà per anni, anche dopo la rottura col Partito d'Azione, a rintracciare le radici del fascismo in tutta la storia post-risorgimentale. Virgolette, l'Italia non è mai stata una vera e reale democrazia. La gestione privata dei grandi complessi industriali, finanziari, commerciali ed assicurativi è uno degli ostacoli maggiori alla democrazia, al benessere delle classi lavoratrici. Fine virgolette. Nel maggio del 1944 la Malfa giustifica l'unione di tutte le sinistre come unico mezzo per assicurare, virgolette, la rottura assoluta col fascismo e col prefascismo, chiuse virgolette, visto che, virgolette, la struttura tradizionale dello Stato italiano è quella che ha portato al fascismo e che vi riporterà se non verrà radicalmente smantellata. Arrivando politicamente ad affermare, virgolette, una società democratico-liberale a carattere individualistico è ormai fuori della storia. Di qui la necessità della terza via, di una democrazia progressiva che si collochi tra lo Stato individualista e il marxista, una soluzione che senza essere marxista non sia antimarxista, chiuse virgolette. Di questo orientamento radicalmente contrario alla libertà di mercato è frutto la rivendicazione che si trova nel programma del Partito d'Azione del luglio 1944 di un, virgolette, regime fiscale e successorio in grado di impedire la ricostituzione dei grandi patrimoni. Rivendicazione del tutto conforme a quella legislazione anticapitalistica invocata da Rosselli quale garanzia che la sopravvivenza della piccola proprietà privata non conducesse attraverso la libera accumulazione privata, attraverso il via libera all'accumulazione privata, al rinascere del grande capitale e quindi alla controrivoluzione. Si aggiunga che la Malfa, anche dopo essere diventato leader del Partito Repubblicano, assume una posizione neutralistica sul piano internazionale. Non legarsi né all'Occidente né all'Oriente, chiede nel luglio del 1947. Posizione che ribadisce anche dopo l'ingresso del suo partito nel governo De Gasperi, virgolette, non siamo né per la Russia né per gli Stati Uniti d'America. L'Italia deve ricostruire la sua civiltà nella pace e nel benessere, virgolette. In campo socialista non si poteva evidentemente essere da meno. Tutta la riflessione critica, negli anni dell'esilio, per quanto non priva di presi di distanza, dalla radicale condanna comunista di ogni forma di democrazia formale e borghese, si incentra tuttavia contro la scarsa determinazione rivoluzionaria dimostrata dal massimalismo durante il primo dopoguerra, per sfociare nella conclusione che la prossima volta occorrerà un comportamento maggiormente conforme all'intransigenza programmatica e verbale. Occorrerà insomma applicare davvero quello che nel biennio rosso 1919-1920 era stato poco più di uno slogan, fare come in Russia. In questo quadro, la svolta tattica del Comintern, determinata dall'ascesa al potere di Hitler, rende possibile la stagione dei passi di unità d'azione tra i due partiti, socialista e comunista, vede all'interno del Partito Socialista sorgere preoccupazioni che i comunisti possano essere indotti ad un ammorbidimento eccessivo nei confronti delle forze non socialiste, genericamente democratiche, verso le quali la politica di difesa dell'Unione Sovietica vi ha portati a prendere la mano. La portata comunista. Da parte socialista si paventa insomma il pericolo che, anteponendo alla rivoluzione gli interessi di politica estera dell'Unione Sovietica, i comunisti finiscano con l'accontentarsi, come scrive Morandi sul Nuovo Avanti del 7 marzo 1936, di un, aperte virgolette, abbattimento del fascismo che si risolva in soluzione di compromesso con le forze della reazione, chiuse virgolette. Dai diari di Nenni appare che nel leader romagnolo la circostanza della lotta armata contro il fascismo rivesta persino il ricordo di quell'acceso sovversivismo che l'aveva contraddistinto fin dalla giovanile fase repubblicana,
quando si era tenuto lontano dal Partito Socialista e persino dal Partito Socialista egemonizzato da Mussolini, perché aveva ritenuto quel partito irrecuperabile ad una strategia veramente rivoluzionaria. Nella riunione della direzione socialista, svoltasi nell'Italia liberata il 12 ottobre 1944, viene sollevato, scritto dagli Arminelli, il problema di alcuni compagni che dicono di essere incaricati della costituzione di bande naturalmente illegali. I rivoluzionari a parole, commenta Nenni, si sono allarmati. Poi commenta ancora, ma se non vogliono un'organizzazione militare, almeno di qua, con chi dunque vogliono fare la rivoluzione? Con i carabinieri? Del resto Nenni non aveva fatto mistero dei suoi reali intendimenti nell'aprile precedente, quando Togliatti, rientrato dall'Unione Sovietica, imponeva al PC e al PSI di passare dallo scontro frontale con la monarchia e con il governo Badoglio alla collaborazione, in nome dell'assoluta priorità voluta da Stalin della guerra contro il nazismo. Commentando sull'avanti clandestino del 3 aprile 1944, quella che fu detta la svolta di Salerno, il leader socialista riconosceva che la mossa in Togliatti vanificava l'ordine del giorno del 9 febbraio con il quale il Partito Socialista avrebbe voluto incanalare la lotta per il potere, lungo la via che storicamente si illuminava con i precedenti francesi del terrore settembrino, non c'entro io, la più brutta pagina della rivoluzione francese, delle stragi di settembre del 92. Il Maracchiano, quando per poter vincere il nemico di fuori, su gioco forza si cacciare prima quello di dentro. L'allineamento di Nenni del PC con Togliatti è più dovuto ai rapporti di forza, in quanto l'avallo di Stalin fa del leader comunista l'interprete insindacabile della linea rivoluzionaria che ha vera convinzione. Nel Partito Socialista si coltiva insomma la speranza che si tratti di una mossa tattica. Più di un anno dopo, con l'avvicinarsi dell'insurrezione al nord, sull'avanti del 30 gennaio 1945, Nenni, credendo che sia giunto il momento di chiudere la parentesi tattica e di tornare alla strategia rivoluzionaria, scrive, aperto virgolette, sotto bandiera socialista o sotto bandiera comunista, le forze popolari montano all'assalto dei privilegi capitalistici, oltre il nazifascismo e se vogliono colpire la società borghese. 20 anni fa hanno vinto in Russia, tutto si fa credere e stanno che stiamo per vincere in Europa, virgolette. Il temperamento inguaribilmente sovversivo del leader socialista era comunque insofferente nei tempi lunghi in cui, con gli anglo-americani oltretutto ancora in casa, se ne andranno nel 1947, si muoveva la strategia di Togliatti, per il quale le sorti della rivoluzione, anche in Italia, dipendevano ormai in maniera determinante dall'ascesa verso il trionfo mondiale del modello sociale dell'Unione Sovietica. Trionfo il cui avverarsi costituiva ormai un dogma aggiuntosi a quello dell'inevitabile crollo del capitalismo. Di questa insofferenza Nenni diede manifestazioni eclatanti che minacciarono di scompaginare i piani di Togliatti, come quando il 23 novembre 1946, in un comizio che tenne alla Spezia, il leader socialista lanciò lo slogan «Dal governo al potere». Togliatti chiese agli Zavi se Nenni non fosse per caso impazzito. E replicò, parlando a Genova, che con quella formula il leader socialista legittimava il sospetto che le sinistre volessero abbandonare il metodo democratico, mentre volevano solamente conquistare la maggioranza e la prima legislatura della Repubblica per seguitare a collaborare con la DC. Fino a quando, evidentemente, non si fossero create le condizioni internazionali e interne favorevoli per passare dal governo al potere. Secondo il piano, che nel febbraio del 1948 entrò con successo nella fase esecutiva in Cecoslovacchia, il paese in cui il Partito Comunista nel dopoguerra si era trovato ad operare in condizioni, anche se assai più sfavorevoli, le più simili o le meno lontane, tuttavia, da quelle esistenti in Italia. Esisteva, è vero, all'interno del PC una vasta, anche se confusa aspirazione a porre il rapporto tra il socialismo e gli istituti e i valori della democrazia cosiddetta borghese non in termini di opposizione alternativa, bensì a considerare il socialismo come l'universalizzazione e quindi l'inveramento e il rafforzamento di quei valori.
di questa tendenza a conciliare marxismo e democrazia, a vedere anzi nel marxismo, correttamente inteso, lo sbocco logico del pensiero democratico, l'esponente più illustre fu Giuseppe Saragat, che al tema dedicò negli anni 30 il volume L'umanismo marxista, in cui rimproverò al comunismo ortodosso, aperto virgolette, di collocarsi rispetto alla democrazia politica all'incirca dallo stesso punto di vista del fascismo. A suo avviso invece, aperto virgolette, in una democrazia il cui principio animatore è la soppressione delle classi, i diritti reali vanno assicurati a tutti, compresi i borghesi che sono stati espropriati. Si comprende perciò che nel 1939, in occasione del patto Ribbentrop-Stalin, Saragat, che è il primo socialista, a scindere drasticamente marxismo e stalinismo, passando quest'ultimo in totalitarismo. E tuttavia, su un punto decisivo, quella conciliazione tra marxismo e democrazia, e la cui impossibilità, l'evoluzione stessa di Saragat nel secondo dopoguerra, è una conferma, anche per il Saragat marxista dell'esilio si presentava problematica. Il punto era quello della conquista del potere da parte del socialismo. Affermare, come allora si affermava, che la conquista è possibile anche in regime democratico, solamente con la rivoluzione, conduceva a gettare un dubbio molto pesante sulle sorti della democrazia nel dopo rivoluzione. Impossibile ammettere, d'altra parte, che la conquista fosse possibile per via democratica, senza mettere in crisi l'identificazione capitalismo-fascista, su cui si basava tutta la cultura politica dell'antifascismo militante. Quell'identificazione, riversando l'intera responsabilità del fascismo sulle spalle del capitalismo, serviva a sbarrare la strada ad un'autocritica radicale, attraverso cui, in effetti, la sinistra avrebbe dovuto passare se aspirava davvero a svolgere un ruolo costruttivo nel dopo fascismo, ma che sul momento avrebbe potuto avere effetti talmente devastanti da risultare paralizzanti. Nel primo dopoguerra, le condizioni per salvare le istituzioni ed ampliare le basi della democrazia in Italia non erano state affatto compromesse da un'iniziativa del capitalismo, il quale, anzi, soprattutto il grande capitalismo, ricercò invano la collaborazione a fini riformistici col movimento operaio e contadino. In proposito vi sono ripetute affermazioni di Turati nell'epistolario con la Curia. Ma definitiva per il rigore e l'ampiezza della documentazione è la recente storia degli origini del fascismo di Roberto Vivarelli, che ha giudizi categorici. Virgolette, non si può affatto parlare di un presunto fronte unitario della borghesia per respingere il cammino della democrazia, chiuse virgolette. Accadde anzi che con l'introduzione il 20 febbraio 19 delle 8 ore e con i provvedimenti vari di carattere assicurativo, la classe dirigente desse autonomamente avvio ad, virgolette, innovazioni profonde, il cui significato è difficilmente sopravvalutabile, chiuse virgolette, sperando in una disponibilità della controparte a collaborare, che invece non di più. Contrariamente a quanto si crede, non molto diverso nell'immediato fu anche il comportamento degli agrari, secondo Vivarelli. Virgolette, molte delle richieste contadine furono inizialmente accolte dai proprietari, chiuse virgolette. Ma per l'antifascismo militante era impossibile riconoscere che così erano andate le cose, senza giungere alla sconvolgente conclusione che la responsabilità principale del crollo delle istituzioni andava allora attribuita all'attacco che contro di esse aveva scatenato la sinistra marxista. Rimuovendo in questo modo, per riversare tutta la responsabilità sul capitalismo, la presa di coscienza delle proprie responsabilità, l'antifascismo militante evitava di sprofondare in una crisi di identità che avrebbe potuto essergli fatale dal punto di vista stesso della propria sopravvivenza, anche se il nodo irrisolto era destinato inevitabilmente a venire al posto dopo il fascismo. A questa rimozione non si sottraeva neppure Saragat, il quale nel 1926 si diceva così convinto della intima iniquità del sistema capitalistico, frase testuale, da ritenere che la sua abolizione non potesse, testuale, essere subordinata a un criterio numerico, ma andasse rimessa, testuale, all'inevitabile vicenda della lotta di classe. Il criterio numerico è quello della democrazia. Cioè, per abbattere il capitalismo si può fare anche a meno di essere d'accordo. Si può abbattere il capitalismo anche se la maggioranza è contraria ad abbatterlo.
non sfuggirà la gravità delle implicazioni di questa sezione. E nei confronti del capitalismo la regola democratica non vale, ne spiega che quando si tratta di abolirlo non si può, anzi non si deve fare, anche contro il convincimento della maggioranza. Ivi compresa quella parte non piccola di lavoratori senza il cui apporto in una società mediamente industrializzata nessuna maggioranza si può formare. Posizione su cui Saragat ritorna anche nel volume L'umanismo marxista, in cui scrive che, virgolette, l'errore inespiabile del riformismo è quello di aver cullato il proletariato con la speranza di poter accedere, senza sorprese e senza urti, al prodigioso salto dal regno della necessità al regno della libertà attraverso un progressivo e tranquillo aumento dei suffragi. Del resto, un acceso anticapitalismo del tutto consono con l'ortodossia marxista, Saragat tornava a ribadire anche all'indomani della coraggiosa scissione di Palazzo Barberini, scrivendo sull'umanità del 18 gennaio 1947, virgolette, noi constatiamo che la società capitalistica non può liberare gli uomini dalla schiavitù del bisogno e non può sottrarli alla tragica minaccia di nuove dittature e di nuove guerre. Non è dunque possibile nutrire alcun dubbio su cosa sarebbe accaduto in Italia nel dopofascismo qualora le forze della sinistra avessero avuto la capacità e la possibilità di modellare secondo il proprio programma il destino del paese. In proposito vale quanto ha affermato Franco Gaeta al convegno fiorentino dedicato alle sinistre in Europa nel secondo dopoguerra, aperto virgolette. Le sinistre, socialista e comunista, almeno fino al 49, non avevano affatto la prospettiva di gestire il sistema, avevano invece la prospettiva di farlo saltare, chiuso virgolette. Ma sono tutti gli atti di quel convegno, a cui hanno partecipato prevalentemente storici socialisti, che vanno visti, perché apportano la luce decisiva sul nostro tema. Si prenda ad esempio il problema della ricostruzione economica che venne da De Gasperi affidata al liberista Einaudi. Aveva la sinistra un modello alternativo? Valerio Castronovo lo nega, virgolette. All'indomani della liberazione la sinistra italiana non possedeva una cultura economica all'altezza della situazione, né tantomeno era in grado di proporre una concreta soluzione alternativa a quella dei liberisti, che non fosse soltanto una formula tattica o un'esercitazione ideologica senza tempo e senza spazio. Chiuse virgolette. Di recente ho letto che i socialisti spagnoli hanno fatto decolare l'economia spagnola con una politica di tipo neo-umano. Un programma la sinistra certo lo aveva, come abbiamo visto l'abbattimento o comunque la correzione radicale del capitalismo, costituiva anzi l'unico punto su cui tutto l'antifascismo militante si trovava concorde. Ma cosa avrebbe comportato l'attuazione di quel programma, che si sarebbe certamente avuta se la sinistra non fosse stata sconfitta? In proposito, a Firenze, un altro storico che avrebbe dovuto essere qui, Luciano Capagni, notava la contraddizione tra il lamentare il fallimento del tentativo di instaurare in Europa, virgolette, un regime affine o simpatetico con quello dell'URSS e il constatare il fallimento ideale di quello stesso regime sovietico. Né dalla contraddizione era pensabile di uscire giudicando che quel tentativo svolto, aperte virgolette, in un contesto diverso da quello del paese modello Unione Sovietica, non avrebbe necessariamente condotto agli stessi perversi risultati. Il genio degli italiani, che dal primato di Roberti alla terza via di Berlinguer, sarebbero risolvere in maniera ordinaria per il mondo i problemi più intricati. Dice Capagna, ipotesi per nulla plausibile, sia in considerazione del peso di grande potenza del paese modello, sia in considerazione della logica intrinseca di quel modello. Di qui, a conclusione dei lavori, la domanda retorica di un altro storico socialista, di Nolfo, aperto virgolette. Non è il caso allora di compiacersi di quella sconfitta, dopo aver considerato certe situazioni e certe premesse? Ma quali le ragioni dell'incapacità degli uomini dell'antifascismo militante di produrre quel coerente e credibile programma di cui parla anche Acquaroni? Inoltre non ha dubbi, virgolette, l'essere stati abbacinati dall'identità fascismo-capitalista, virgolette, che li ha messi nell'impossibilità di intendere il futuro, che è il più grave reato che possa commettere un politico, non capire il futuro. Quel futuro che ad altri perciò spetterà di costruire, dovendo per riuscirvi necessariamente passare
attraverso la scossa dell'antifascismo in Italia. Quell'avvicinamento di cui parla Gnolfo spiega non solo perché la guida dell'Italia verso il futuro dovesse passare in mani diverse da quelle della sinistra, ma costituisce anche la ragione principale dello straordinario successo riportato da Togliatti nel radicare il PC tanto profondamente nel tessuto sociale, culturale e politico del nostro paese. Il diffuso pregiudizio anticapitalista vive infatti la sinistra non comunista nell'impossibilità di contrastare efficacemente quel disegno. La sinistra, anzi, più o meno consapevolmente, più o meno volontariamente, a contribuirvi. Era inevitabile che rispetto all'intima entità del capitalismo, il comunismo italiano apparisse, anche a chi non ne ignorava totalmente i crimini, anche a chi li andava scoprendo a poco come un male minore, per lo più spiegabile con le particolarità dello sviluppo del socialismo russo. Una cosa, infatti, non si poteva di certo negare a Stalin di avere per l'appunto soppresso radicalmente il capitalismo e per sempre, mentre persino Lenin, dopo averlo scappato via, lo aveva con la netta richiamato parzialmente in vita. Si tratta di un pregiudizio dalle radici talmente profonde che nella sua essenza sopravvive innemi fino alla morte. Nonostante la rottura netta col comunismo nel 1956 e la lunga partecipazione al governo di centrosinistra. Nella sua ultima intervista, Nenni ribadisce infatti, non molto prima della morte, la sua ammirazione per le, aperte virgolette, due rivoluzioni di portata mondiale, la Russia e la Cinese, che hanno avuto il merito imperituro di realizzare uno dei postulati fondamentali del socialismo con la soppressione della proprietà privata dei mezzi di produzione in cambio. Eppure, nonostante quel pregiudizio, dopo il fascismo, le condizioni interne italiane e lo stesso orientamento della classe operaia non erano affatto tali da garantire il successo dell'operazione togliattiana di radicamento del PC nella società, o almeno non tali da garantirlo nella misura che poi ebbe. Lo riconosce tra gli altri un protagonista e testimone non sospetto, Lelio Basso, fondatore durante il fascismo del Movimento di Unità Proletaria, cui si deve, se si ripresenta sulla scena italiana con il nome di SNUP, Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, e con un programma che specificamente prevede di realizzare la fusione dei socialisti e dei comunisti sulla base di una chiara coscienza delle finalità rivoluzionarie del movimento operaio. Nel 60, nel corso di una serie di lezioni sul fascismo, Lelio Basso dichiarò, virgolette, la semi-legalità seguita il 25 luglio fece spuntare da ogni parte come funghi militanti socialisti legati al ricordo del passato, con i quali comunque non avevamo ancora avuto contatti. Apparve subito chiaro dopo il 25 luglio che nonostante i nostri sforzi e il nostro dinamismo eravamo sovversati dall'organizzazione spontanea del PC che sorgeva un po' dovunque. Insomma, anche per il PSI vale la tesi di Corone. Quanti all'interno avevano durante il fascismo continuato a mantenere viva l'idea socialista, guardavano al passato, pensavano a far rinascere il vecchio partito ed erano perciò estranei, se non ostili, al partito di modello leninista, e quindi alla fusione col Partito Comunista che miravano Basso, Morandi e Nenni. In proposito, non manca la testimonianza dello stesso Nenni. Dai diari traspare che più si accorge che la riluttanza dei socialisti all'abbraccio con i comunisti è grande, più si convince che il suo dovere non è di secondarla, bensì di reprimerla e di ingabbiarla. Così nell'agosto del 45 annota, virgolette. Il partito nella sua quasi unanimità mi accetta come capo, ma non è convinto della necessità di marciare con i comunisti. È un dato di cui dovrò tenere conto. Si tratta in fondo di ricondurre il socialismo alla nozione di una politica di classe di cui ha perso l'abitudine. Intendiamoci. Questo socialismo che rinasce spontaneamente è altrettanto avverso al sistema, o comunque altrettanto riluttante, dello stesso Partito Comunista a vedere il proprio orizzonte esaurirsi nell'ambito di una democrazia liberale, per quanto avanzata in termini di politica sociale è stato questo diventare. Aspirava insomma la fata morgana del collettivismo dal volto umano, per cui a dividerlo dal PC non era il marxismo ma lo stalinismo. Aspirava insomma, vale a dire, che anche se per ipotesi è risultato vincente all'interno del PC,
anche se fosse riuscito a costringere la scissione di filo comunisti irriducibili, invece di trovarsi obbligato esso a scindersi all'ultimo momento, avrebbe certamente potuto concorrere a rendere più incisivo e condizionante il contributo decisivo che Saragat poi diede al disegno di Castagnano di rinascita democratica. In nessun caso avrebbe però di quella rinascita potuto o saputo assumere l'iniziativa e la guida. Né dal punto di vista della rinascita economica, senza la quale non vi sarebbe stata nessuna rinascita democratica, era auspicabile per il discorso. In proposito, i documenti dell'archivio Paravelli, pubblicati di recente, recano una prova di importanza decisiva. Giuseppe Paravelli è stato il socialista che dietro le quinte più ha fatto per indurre Saragat alla scissione, tanto che giustamente i curatori della pubblicazione lo definiscono l'autore principale di quell'evento. Dalle carte Paravelli emerge anche però che, non senza contrasti anche molto duri con i cofondatori del partito, di Saragat, che una volta superate le sue stesse perplessità, esercitò un ruolo insostituibile nel portare il partito lungo la rotta che privilegiava in campo internazionale la collaborazione con l'America e in campo interno quella con la DC. E fu lui a far suo l'invito a non anteporre le sottigliezze dottrinarie alla vita del paese boccheggiante, fasi sessuali che vengono da un invito che fin dai mesi seguenti la sessione ripetutamente fu rivolto a Paravelli dall'amico americano Vanni Montana, uno dei sindacalisti italo-americani che si erano adoperati in ogni modo per salvare l'autonomia del socialismo italiano. Paravelli attraversò invece un'evoluzione in senso opposto. Consapevole del ruolo insostituibile esercitato dai governi guidati dalla DC a difesa della democrazia, fino a settembre del 48, fino a cioè a quando l'incombere immediato della minaccia comunista in Italia non apparve superato, dopo il fallimento della mancata insurrezione seguita all'attentato a Togliatti del 14 luglio, appoggiò anche lui, anche Paravelli appoggiò la collaborazione, sia pure come uno stato di necessità. Poi venne come travolto dall'impossibile sogno della terza via, che lo portò a rompere con Saragat e a battersi per una riunificazione socialista che avvenisse sulla piattaforma dell'opposizione sia al PC che alla DC, sia al totalitarismo stalinista che al capitalismo democratico. Per preparare un giorno, come scrisse il 28 ottobre 1950 al menscevico russo Abramovich, esule negli Stati Uniti, virgolette, la vittoria del marxismo rivoluzionario. Il tutto nella convinzione, virgolette, che non si potrà debellare il bolscevismo e non combattendolo da posizioni socialiste e marxiste, altrimenti si finisce col fare il suo gioco, ossia fortificarlo. Chiude virgolette. Sicché, tirando le somme, possiamo dire che l'unica alternativa realistica, come sono andate le cose, sarebbe stata per la sinistra di riuscire a circoscrivere in notevole misura il successo di insediamento del PC. Si adoperò con grande determinazione a far naufragare anche questa possibilità, che avrebbe richiesto da parte del vertice socialista di secondare la dissidenza spontanea della base verso i comunisti e di costruire una politica su di essa, tutto sulla stessa ambizione Pietrolelli. Su questa scelta giocò certo un ruolo il pregiudizio collettivista, il quale però nel caso di Nenni servì forse soprattutto da razionalizzazione, vale a dire a mascherare anche a se stesso una decisione presa in realtà per un misto di calcolo errato, il comunismo è destinato a vincere in Italia o comunque si chiede così, e di vita. Le prime vittime del regime comunista saranno i compagni che si dovranno opporre al suo avvento. Mi vede in proposito Antonio Gambino, il quale, fondandosi su numerose testimonianze, avanza la tesi che alla base della sudditanza di Nenni verso i comunisti durante quegli anni, virgolette, vi è la ferma decisione di non esporsi più, come in passato, agli attacchi frontali e agli insulti di un partito che, avendo alle spalle la potenza crescente dell'Unione Sovietica, è a suo giudizio destinato alla conquista del potere. Chiuse virgolette. Tra le testimonianze usate da Gambino, la più impressionante è quella di Scelba. Si riferisce a un colloquio tra Nenni e De Gasperi alla presenza di Scelba, avvenuto dopo le elezioni del 1946. Al Presidente del Consiglio, che gli rimprovera di aver reso impossibile col suo filo comunismo un governo di CPUP, Nenni dibatte che si aspettava che da quelle elezioni il blocco delle sinistre sarebbe uscito nettamente in maggioranza.
virgolette, stando così le cose, io volevo trovarmi dalla parte vincente, tanto più che nel caso di un successo comunista, il destino mio e vostro sarebbe molto diverso. A voi, come nemici tradizionali, vi metterebbero al massimo in galera, a me, come traditore della costa operaia, sarebbero invece un colpo alla nuca, chiuse virgolette. Sulla base della relazione di un colloquio dell'ottobre di 1944 tra Nenni e un ufficiale del servizio segreto americano, lo storico Michael Levin giunge alla stessa conclusione, virgolette, Nenni sbagliò completamente i calcoli sul futuro politico dell'Italia, sottovalutando l'impegno politico e finanziario che gli Stati Uniti sarebbero stati disposti ad assumersi, virgolette, per evitare un trionfo comunista in Italia. Trionfo che in mancanza di quell'impegno, non a torto, gli appariva nel 1944 ormai scontato. Le sorti di una modernizzazione della sinistra e con esse quello di un pieno allineamento dell'Italia al modello liberale democratico dell'Occidente, la possibilità insomma di un nostro diventare finalmente normali, come scrive Silvio Manaro nel suo ultimo libro, sono dunque irrimediabilmente giocate nel brevissimo giro di un anno o due dopo la caduta del regime. In questo ritardo non ancora colmato, fanno fede, dopo il crollo del comunismo, le condizioni di confusione e di lacerazione in cui versa l'intera sinistra e la gravissima crisi che travaglia tutti i partiti storici e quindi la stessa democrazia italiana. Ora, se è vero che contro un esito meno infelice del dramma pesava l'ostacolo formidabile rappresentato dall'eredità di larga parte di tutto il passato, risorgimentale, post-risorgimentale e fascista, passato in varia misura e forma presente all'interno della stessa sinistra e di cui per gli atti seppe fare un uso potentissimo, è anche vero che la congiuntura internazionale in cui l'Italia venne a trovarsi nel dopofascismo fu tra le più fortunate possibili. Unanime ormai tra gli storici, la constatazione che gli USA non solo non furono gli artefici dell'egemonia democristiana, e anzi subirono sotto degli occhi, ma corteggiarono al massimo i leader della sinistra non comunista, nel tentativo di indurli ad assumere un ruolo di primo piano nell'instaurazione di una democrazia aperta al riformismo più avanzato, che ritenevano oltretutto più adeguato a fronteggiare la diffusione del comunismo. Sembra pertanto impossibile rifiutarsi alla constatazione che se una qualche possibilità di un esito meno negativo esistita, questa è passata per le mani di Nenni e si è rifiutato di usarla per le ragioni che si sono dette. It is now 4:23, and I believe our bus departs at 5 o'clock. Is that correct, Spencer? So in any case, we need to not be too long in our comments. We have perhaps a few moments for discussion. Our commentator is Professor Carlo Vallauri of the University for Foreigners at Siena. Professor Vallauri's publications include the following: La Politica Liberale di Giuseppe Zanardelli dal 1866 al 78, Giolitti e l'occupazione delle fabbriche, La Ricostituzione dei Partiti Democratici 1943 fino al 48, e adesso I Partiti Italiani tra declino e riforma. I'm pleased to give the floor to Professor Vallauri for the comment. Vi è un aspetto della relazione di Settembrini che va sottolineato, ed è la constatazione che all'indomani della caduta del fascismo e della ripresa democratica in Italia, gran parte della dirigenza politica antifascista riflette tutte le tematiche, le debolezze ed in parte gli errori che nel primo dopoguerra avevano portato al crollo delle istituzioni liberali e alla vittoria del fascismo. Tuttavia, non mi sentirei di condividere invece l'opinione che gli esponenti delle sinistre si ripromettessero effettivamente di fare piazza pulita della proprietà privata e di pervenire a soluzioni radicali. D'altronde, numerose affermazioni richiamate si riferiscono agli anni 30, quando la sprezza della lotta contro la dittatura poteva indurre alla identificazione, al di là di una lettura marxista meccanica, tra capitalismo e fascismo, e spingere quindi alla tesi di colpire alla radice, dopo il fascismo, anche il sistema capitalista.
Le dichiarazioni di Nenni, Saragat e Morandi degli anni 30 non possono essere assunti, a mio avviso, come piattaforma dell'azione che il ricostituito Partito Socialista intende svolgere dal 45 in poi, quando vengono a confluire nel SIUP filoni, gruppi, tradizioni di segno socialista diverso e quando altri grandi cambiamenti sono intervenuti. Ad esempio, per Saragat, il fatto stesso che, benché sollecitato, non abbia mai voluto ripubblicare il testo L'umanismo marxista, nel quale andava molto vicino a posizioni comuniste, anche se faceva che la differenziazione tra democrazia e marxismo ricordata dai Settembrini, il fatto che Saragat non abbia voluto ripubblicare dimostra che in effetti egli non condivideva le tesi che aveva in precedenza sostenuto. Quel che si affermava inoltre nell'enfasi della propaganda contro il fascismo non era più razionalmente sostenibile quando si assumevano responsabilità di realizzare soluzioni concrete di governo. E d'altro canto, l'abbattimento del fascismo era stato all'interno contrassegnato dall'alleanza di tutte le forze politiche e sociali, dagli agricoltori, stanchi delle pratiche restrittive e impositive del fascismo bellicista, agli industriali, che non volevano subire le conseguenze degli errori mortali del fascismo, dai partiti conservatori, monarchici, ai moderati liberali e democristiani, dagli intransigenti di sinistra agli integralisti cattolici. Un vasto arco di forze che, nel fatto stesso di esistere e riconoscersi come tale, contraddiceva la possibilità di identificare tout court fascismo e capitalismo. E i socialisti, anche se molti tra loro riottosi, facevano parte di questo schieramento. E ancora, i socialisti per primi vivevano una crisi di identità che non conduceva ad un univoco atteggiamento sui maggiori problemi. Ciò che determinò l'atteggiamento socialista fu piuttosto una serie di considerazioni derivate dalla presa d'atto di eventi e fatti specifici nell'Italia dell'immediato dopoguerra, condizionato senza dubbio sul piano interno dalla grande forza trascinante e mobilitante del Partito Comunista, ma più nel profondo dal condizionamento di peso maggiore, e cioè dalla presenza delle forze militari alleate fino alle settimane successive alla firma del Trattato di Pace della Primavera 47. La presenza di questo interlocutore protagonista rappresentato dagli alleati, a mio avviso, è troppo spesso dimenticato dalla storiografia italiana. Nenni certamente riteneva che la forza trascinante del PC avrebbe potuto condurre le sinistre al potere, e questo errore di valutazione è stato duramente pagato dal suo partito e possiamo dire dalla democrazia italiana, giacché nell'attesa del grande rivolgimento né socialisti né comunisti si sono preoccupati di quel che avveniva in quegli anni, perché appariva per loro quasi naturale attendere una seconda ondata nella quale i partiti del proletariato avrebbero potuto travolgere la borghesia. L'attesa cioè di una rivoluzione, diciamo così, d'ottobre dopo quella iniziale di febbraio. Ma questa è la domanda che dobbiamo porci: vi era stata effettivamente in Italia una rivoluzione di febbraio? In dubbio è lecito. Inoltre, vi era una specie di minimizzazione degli eventi in corso rispetto alla futura auspicata, ritenuta anzi certa per una sorta di provvidenzialità storica che guidava la mente di tanti politici e tanti studiosi, di quella provvidenzialità storica che solo recentemente anche gli studiosi marxisti hanno abbandonato in Italia. E quindi, quando avviene un avvenimento determinante, decisivo per la vita politica italiana, l'allontanamento dal governo del PSI e del PC, se voi andate a vedere la stampa, i documenti di quelle settimane, vi renderete conto che i comunisti e i socialisti non hanno protestato eccessivamente. L'importante era in quei mesi di ottenere una Costituzione che affermasse certe linee generali entro le quali fosse garantita l'assoluta libertà d'azione per i partiti, che avrebbero potuto
eventualmente incorrere in eventuali accuse di antidemocratista. Basti pensare che uno degli interventi personali più fermo ricordiassi in tutti i lavori della Costituente è per opporsi all'accettazione della proposta del giurista Morsati, che aveva appunto avanzato l'idea di inserire nella Costituzione una norma diretta a regolare il rispetto della democrazia interna dei partiti. Ottenuto questo risultato, si trattava per le sinistre di mobilitare le masse contro i conservatori. Lo stesso De Gasperi nel 1948 verrà accusato di essere al servizio della reazione, benché fosse evidente che si trattava di una tesi molto forzata. Cito questi particolari proprio perché da essi si evince il duplice grave errore di valutazione compiuto dalle sinistre e quindi dalla dirigenza del PSI. Il primo errore derivava dalla non conoscenza della situazione reale del Paese, dei suoi umori, delle modificazioni intervenute nelle strutture e nella mentalità, nel lungo passaggio attraverso il fascismo ed anche nella coscienza politica formatasi durante gli anni della guerra e della lotta per la liberazione. Basti considerare la trascuratezza da parte di gran parte dei dirigenti di sinistra e soprattutto dei socialisti nei confronti della presenza cattolica, in particolare della presenza femminile cattolica, che sarà invece uno dei motivi determinanti della vittoria del 18 aprile 1948. Tutta una rete era stata creata con la protezione concordataria all'ombra della Chiesa. Si aggiunga che l'impegno antifascista aveva fatto maturare, soprattutto nella fase più cruenta, durante la guerra civile, in molti ambienti cattolici e moderati, la consapevolezza che solo un preciso impegno ed una mobilitazione capillare avrebbero potuto impedire che ad una dittatura decaduta ne succedesse un'altra considerata ancora più pericolosa. Infine, last but not least, le strutture economiche italiane, pur espressione di pratiche monopoliste ed in parte arretrate, avevano una loro corposità con una capacità imprenditoriale che le sinistre tendevano ad ignorare o addirittura a colpevolizzare. A questa impostazione erronea rispetto alla situazione reale si unisce, da parte dei leader della sinistra, la convinzione che bastasse premere l'acceleratore attraverso minacce verbali, promesse mirabolanti, organizzazioni collettive di massa per ottenere i più larghi consensi nel Paese, mentre chiaramente venivano ad emergere progressivamente energie molteplici dal punto di vista economico e politico che ponevano invece una sfida alla marea di sinistra. In effetti mancava un progetto riformista, salvo quello che ebbe breve respiro nel Partito d'Azione, nelle proposte istituzionali di Calamandrei ed economico-sociali di Lombardi, da contrapporre al timore largamente diffuso di un successo di quel tipo di sinistra dal quale c'era ben poco da aspettarsi di positivo in materia di libertà, di aspetto sociale e civile. Così, larghi settori della società ritennero di fare blocco sulla linea moderata che vedeva, esaurita la stagione del liberalismo, quale baluardo maggiore la DC, alla quale Chiesa e Confindustria si affidarono appunto considerando la quale unico partito in grado di reggere come massa l'impatto comunista nei vari strati del Paese. Un'affermazione moderata a guida cattolica, anticlericale, come veniva espressamente detto dagli avversari, sembrava prima del 1948 fuori di ogni logica e di ogni prospettiva, in quanto si vedeva solo la contrapposizione tra destra e sinistra, nei termini più antitetici, quale rispecchiamento della lotta di classe, e quindi se la DC si spostava sempre più a destra, gli esponenti socialisti ritenevano logico restare saldamente compatti accanto al PC, il più forte, agguerrito movimento popolare, arricchito dalla compiacenza di larghi ceti intellettuali, pronti a piegarsi al nuovo prevedibile padrone come prima davanti al fascismo. Le stesse correnti sociali della DC sembrarono ben presto non avere frecce al loro arco di fronte alla guida degasperiana.
Quindi per Nenni, Basso, Morandi, pur nella diversità delle posizioni, non vi era che da rafforzare il blocco popolare di opposizione per il quale si prevedeva intanto un successo elettorale, a prescindere dalle eventuali complicazioni internazionali. Le pratiche di restaurazione della DC sembravano forzare contro le aspirazioni di larghe masse. La finezza della DC nella riforma agraria non soddisfaceva i contadini impegnati nelle lotte agrarie nel Mezzogiorno, nel Lazio, in Maremma, alle foci del Po. La conseguenza era che i socialisti ritenevano necessario continuare a restare accanto ai comunisti come nella lotta contro il fascismo. Non si può fare l'esame del periodo postbellico in Italia prescindendo dall'analisi di come i protagonisti di quegli eventi vissero e quindi cercare di comprendere come si sia arrivati a così gravi errori di valutazione, su questo concordo con Settembrini, da parte dei socialisti, tra i quali pure, e Nenni lo sapeva bene, lo ricorda proprio Settembrini, non vi era unanimità nella decisione di marciare con il PC. Mi permetterei a questo punto di avanzare un altro elemento da considerare. Nel confronto scontro tra partiti borghesi e partiti proletari, così come si presentava durante l'esilio, questi ultimi, i partiti proletari, non avrebbero mai potuto prevalere. La lotta contro il fascismo divenne unitaria solo nell'ultima fase della guerra. Si ricordi che la DC prende contatto con gli emissari comunisti solo dopo lo scioglimento del Comintern nella primavera del 1943. Ed in tutto il paese la forza reale dell'antifascismo era costituita da due fattori. Il primo era appunto l'unità tra partiti diversi e tra rappresentanti di classi diverse. La rottura di quella unità non poteva non significare l'indebolimento dei partiti detti proletari a favore dei partiti borghesi, ai quali non potevano mangiare anche il sostanziale sostegno nel momento decisivo di tutta quella parte del paese che era stata fascista. Come ha annotato Andreotti nei quotidiani, De Gasperi decise di rompere con i comunisti dopo la grande vittoria elettorale amministrativa dell'uomo qualunque nel novembre 1946, sulla nuova linea che andava costituendo così lo schieramento vittorioso del 18 aprile. L'altro fattore determinante a favore dell'antifascismo era stata la vittoria militare alleata sul fronte italiano. Senza l'esercito anglo-americano il fascismo non sarebbe stato cacciato in quella fase storica. Il grande valore etico, la spontanea esplosione